Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver avuto pazienza per aspettare questo momento. Ritengo che comunque valga la pena conoscere qualcosina di più della città direttamente dalle parole, diciamo, di chi in qualche modo sta cercando di portare qualche piccolo risultato differente rispetto al passato all'interno di questa amministrazione. Ecco. Mi scuso anche perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma spero che adesso tutto vada bene. Allora, il tema che vorrei affrontare oggi è ovviamente quello che riguarda tutti quanti noi, cioè la capacità di questo ente di rispondere prontamente alle esigenze di tutti i cittadini. Ecco, questo è un lavoro sul quale ci siamo impegnati tanto. In particolare mettere in sicurezza i conti del comune. Ecco, questo è stato un traguardo molto molto faticoso che abbiamo portato avanti dal primo giorno in cui siamo entrati all'interno di Roma Capitale. E vi assicuro che si continua sempre in questa direzione. Per quanto concerne, ad esempio, gli ultimi stanziamenti che abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare una cosa che è in controtendenza rispetto alle altre amministrazioni. Abbiamo destinato i soldi ai municipi. Prima, in passato, le precedenti visioni politiche vedevano in un accentramento all'interno dell'amministrazione una maggiore efficienza, diciamo così, e quindi il dominio e il governo delle risorse era affidato ai dipartimenti. Oggi noi abbiamo scelto di interessare i territori. Ad esempio anche la mia delega sulle politiche abitative è una delega chiaramente che va proprio in questa direzione, perché il vero elemento di continuità deve essere necessariamente il territorio, perché soltanto attraverso il territorio si può capire come affrontare determinate problematiche, perché nessuno qui ha la bacchetta magica e penso che tutti voi siate d'accordo con me che problemi che si sono accumulati per oltre 10, 20, 30 anni non possono trovare una risoluzione immediata. L'importante è cominciare a intraprendere un percorso serio, programmatico e soprattutto condiviso, partecipato. Ecco, su questo io per esempio, e parto proprio dalla fine perché ho visto anche che molte delle comunicazioni che mi sono arrivate e delle notazioni riguardavano proprio il tema delle politiche abitative, un tema che ovviamente mi trova molto sensibile e sul quale effettivamente sto imparando molto, nel senso che avendo una competenza diciamo più su un profilo finanziario, mi sono ritrovato a dover apprendere tanto e anche a capire quanto sono presenti le fragilità nella nostra città, perché molto spesso, dicevo anche ieri in questa commissione a cui ho partecipato, alla commissione trasparenza, in cui si è parlato proprio di politiche abitative ed era presente un esponente dell'Unione Inquilini, ho parlato di questa fetta di città che io ho chiamato invisibile, i cosiddetti invisibili, persone che vivono all'interno della nostra città, che noi incontriamo tutti i giorni perché uscendo dalla metropolitana o passeggiando davanti a un supermercato incontriamo. Sono persone, individui che hanno scelto questo nostro paese perché magari sono stati costretti a fuggire dalle loro terre per tanti motivi, per problemi per esempio di guerra, ma anche per problemi di asilo, ecco, asilo politico. Queste persone noi non le vediamo, però si trovano da qualche parte, vivono in contesti anche spesso molto degradati. Un paese che si vuole definire civile, secondo me, dovrebbe cercare comunque di trovare delle soluzioni e non possiamo fare finta di niente. Quello che è successo fino adesso è stato costruire le emergenze, lo sapete meglio di me. Roma ha problematiche infrastrutturali incredibili. Cominciamo dalle strade completamente abbandonate. Adesso per mettere in piedi un sistema che funziona ci stiamo mettendo mesi. Ci auguriamo di riuscire a farlo nel più breve tempo possibile perché la pazienza è finita per tutti. Anche noi ci viviamo, anch'io vivo in questa città ed è necessario cominciare veramente a dare un cambio forte. Lo stiamo già facendo. Forse non basta, su questo sono convinto che non basta, ma le risorse ci sono, le abbiamo destinate, abbiamo cercato di toglierle a quelle situazioni che invece facevano arricchire soltanto i soliti. Un esempio tra tutti, i residence. Lo sapete bene, erano delle strutture di privati che venivano destinati all'emergenza abitativa e accoglievano persone, magari anche fuori dalla graduatoria per le case
pubbliche, per l'edilizia pubblica, o comunque in posizioni assolutamente non utili. Ecco, da questo punto di vista abbiamo interrotto questo percorso. L'abbiamo interrotto prevedendo una chiusura di questi residence e i risparmi. Pensate che un appartamento può costare fino a 2.800 euro al mese per un nucleo familiare. Chiaramente non è il costo sostenuto dal nucleo familiare, bensì dall'amministrazione capitolina. E i contratti erano costruiti in modo tale da consentire, sempre ai soliti, di guadagnare su anche un solo appartamento come se fosse affittato tutto quanto l'immobile, cielo terra, ecco. Ecco, su questo è un punto su quale abbiamo voluto dare una risposta, e questa risposta è soprattutto nelle risorse che si libereranno e che andranno a mettere a disposizione buoni casa, contributi che possano consentire alle persone di poter affrontare spese quotidiane che, ahimè, sono difficili da sostenere, soprattutto in una città come Roma. Ecco, a questo punto però non vado oltre, penso che sia importante invece dare delle risposte alle vostre domande, quindi comincerei subito con alcune delle domande che mi sono pervenute in queste ultime ore. Allora, Luigi Paradiso, chiaramente parla proprio di questo, parla di chi paga i contributi, il canone, anche se pur minimo, delle case popolari. Ecco, su questo sapete meglio di me, la gestione è stata affidata a una società terza. Adesso io sto lavorando e vi assicuro che ho avuto molte difficoltà a farlo. Sto lavorando proprio per internalizzare questa attività, perché se la gestiamo noi internamente determinate discussioni, forse riusciamo anche a capire chi ha la possibilità di pagare e chi non ha la possibilità di pagare. Evitiamo di fare queste cose tipo cartelle pazze, queste procedure massive che non vanno assolutamente a capire le singole questioni. Ecco, perché in un momento di crisi bisogna ragionare su tutto. Ovviamente però tutti devono contribuire per quanto hanno la possibilità di farlo. Abbiamo anche poi Nuccia d'Alessandro, per esempio, in cui parla nel fatto che non ricevo i comitati di quartiere e che ci sono problemi sulle manutenzioni. Allora, non è così. I comitati di quartiere in realtà sono una realtà importantissima e vivono all'interno dei territori. Chiaramente il punto di riferimento non potrà che non essere il municipio, quindi la struttura territoriale competente, per l'interesse dei comitati di quartiere. Non è comunque così, perché io ho comunque incontrato alcune realtà cittadine sulle quali, per esempio, parliamo dei punti verde qualità, sui quali per esempio c'erano delle tematiche molto delicate che quindi vengono gestite a livello centrale. Quindi rinvio chiaramente l'invito a occuparsene col municipio. Su questo la manutenzione è stato un problema. E è stata anche quella, per chi poi ha esperienza di case popolari, sa bene che c'era un'azienda che è andata anche agli onori della cronaca negli ultimi mesi, che si occupava proprio di questa gestione. E questa gestione è stata fallimentare per anni, per decenni. Quindi il problema delle manutenzioni è un problema che si trascina da tanto tempo. Dopo si è fatta una scelta politica di interrompere quel rapporto, bene o male che sia, comunque lo si è fatto, e poi dall'altra parte non si è creata una soluzione, perché non è intervenuto un altro facility manager, cioè non c'è nessuno che è in grado in questo momento di gestire la manutenzione. Perché? Perché il comune ha pensato di rivolgersi al mercato. E il mercato che cosa ha detto? Sì, io ti rispondo, però poi tutte le volte, tra ricorsi e diciamo controversie varie, ci ritroviamo ancora con 6 milioni di euro stanziati da oltre 3 anni che non sono stati assegnati. Ecco, su questo mi auguro che si riesca a chiudere la questione, almeno su due lotti, sui quali diciamo abbiamo meno riserve da parte dell'autorità di controllo. Ma è chiaro che questa non può essere la procedura, bisogna trovare un meccanismo diverso. Ovviamente i municipi cominciano e continuano a fare le manutenzioni, quelle più urgenti, ma sono poche rispetto a quelle che servono, e lo sappiamo benissimo. Dall'altra parte sappiamo che molti cittadini si auto-organizzano, ma crediamo proprio che ripristinare anche questo servizio da parte dell'amministrazione non solo sia doveroso, ma sia anche foriero poi di una maggiore capacità anche di ricorrere o di riscuotere quelle risorse che
non siamo riusciti a raccogliere fino adesso. Ecco, quindi ci stiamo lavorando, ci sono 6 milioni, i soldi ci sono, i bandi sono usciti, stiamo in aggiudicazione per 2 su 4, ci auguriamo di chiudere la cosa nel più breve tempo possibile. Capisco che è passato tanto tempo, ma purtroppo quando si vogliono fare le cose rispetto alle norme, le norme sono quelle e non le possiamo cambiare. È chiaro, io vorrei tanto che qualcuno capisse che a un certo punto l'amministratore locale deve rispondere subito alle persone, ma se non decidiamo seriamente di dare un'investitura politica anche a livello nazionale, parlo per esempio del codice dei contratti, no? Oppure degli organi di controllo che ovviamente puntualizzano molto sugli incarichi diretti, nel momento in cui si crea questo meccanismo in cui incarico diretto no, e codice dei contratti che si rinnova costantemente, cioè l'ultimo correttivo è stato di recente emanazione, ti trovi in difficoltà perché non riesci mai a creare veramente una proposta. Nonostante questo, noi lo stiamo facendo, siamo andati avanti, abbiamo pubblicato le gare, lo sapete tutti, potete andare sul sito del Comune di Roma e potete vedere. Però queste sono le uniche strade che per ora abbiamo, magari ci fossero delle strade diverse. Qualcuno aveva perfino reclamato a gran voce il commissario. Ecco, il commissario ce l'avevamo, però il commissario si è occupato della gestione ordinaria e non ha invece curato quelle che sono le problematiche che adesso noi ci troviamo a gestire. Quindi ritengo che oltretutto visioni anche molto estreme non sono realmente la soluzione. Ecco, sulla vendita degli immobili. Su questo vi dico subito, io ho fatto una delibera molto chiara che cominciava a intercettare delle responsabilità e individuava in un unico soggetto, in questo caso nel Dipartimento Patrimonio e quindi nella sua eventuale articolazione di societaria di riferimento, cioè stiamo parlando di Acqua Roma, avevo cercato e ho cercato con questa memoria di giunta di affidare anche a Acqua Roma qualcuna delle attività, dei processi, delle procedure da svolgere proprio su quel singolo tema. Risorse per Roma è l'altra società sulla quale stiamo lavorando, è una società che sapete meglio di me, che aveva in gestione il condono, stiamo parlando di decenni ormai, per ultra decenni stiamo parlando, in cui non siamo ancora arrivati a una risposta e anche su questo so che il mio collega, l'assessore Montuori, si sta impegnando proprio per trovare nuove risorse, fresche risorse, per dire questa attività di internalizzazione che io propongo proprio sulla parte del patrimonio andrà a liberare molte risorse proprio da risorse per Roma, che potranno quindi di persone, di lavoratori, che potranno essere utilmente impiegati in altre attività. Qui non è toccato, come per esempio il discorso delle affrancazioni. Ecco, sulla vendita degli immobili ERP, ripeto, il tema è quello di legge, cioè ci sono delle percentuali, ci sono dei soggetti che hanno richiesto già e hanno già versato anche un piccolo acconto per l'acquisto, andremo avanti, rispetteremo questo. Però ritengo che anche sull'alloggio ERP vada fatto una riflessione maggiore, perché è chiaro che non può essere l'edilizia residenziale pubblica a sostituirsi allo Stato, nel senso nella soluzione del bisogno abitativo, però dall'altra parte neanche quello, l'unico mezzo per poter diciamo, ripensare la città in termini urbanistici. Ecco, questa è una riflessione che va fatta. Altro tema che magari colgo l'occasione per parlarne, dato che Laura De Luca l'affronta e sono contento, la ringrazio perché parla dei fondi che abbiamo destinato all'AIC. Ecco, qualcuno lo dicesse che stiamo cercando di dotare tutti i municipi di risorse maggiori e stiamo abbattendo le liste di attesa. Questo è un messaggio che non esce da nessuna parte, eppure lo stiamo facendo e vi assicuro che quelle sono battaglie costanti, ecco, su questo. I fondi per i centri estivi l'abbiamo fatto, riteniamo che sul sociale bisogna investire, l'inclusione sociale, l'integrazione, l'assistenza alle famiglie, sono questi i temi sui quali stiamo lavorando e vi assicuro che il piano sull'emergenzialità che sta a breve approveremo in giunta va proprio a intercettare quella parte della società che è sempre stata lasciata indietro. E allora lì, cominciamo da lì, da qualche parte bisogna cominciare, cominciamo da chi è rimasto indietro e su questo stiamo lavorando. Ripeto, qua Laura giustamente dice fondi per gli immobili,
fortunatamente è una delle poche che ha visto che ci sono questi stanziamenti che stiamo cercando di impiegare, perché purtroppo non basta solo mettere i soldi, ve lo dice l'assessore al bilancio, serve anche poi poterli impiegare correttamente, e sull'impiego, ahimè, non è compito, diciamo, dell'assessore, ma è veramente la struttura che ti deve seguire. E la struttura, lo sapete bene, chi studia diciamo, l'economia organizzativa, l'organizzazione delle imprese, sa bene quanto il clima organizzativo, ma anche la resistenza al cambiamento, sia presente all'interno delle organizzazioni, soprattutto quelle più complesse. Ecco, Samantha chiede: ma per noi cittadini italiani, perché gli stranieri stanno uscendo con case assegnate e buttati dai residence con la promessa di una casa mai mantenuta? Che cosa si sta facendo? Ecco, su questo, ripeto, anche lì, i residence, fortunatamente l'avevo accennato prima, è una situazione che grida, se si può dire, vendetta, ecco, nel senso che assolutamente non si può pagare, non so se voi siete d'accordo, non si può pagare un appartamento 2.800 euro al mese, eppure ci sono queste situazioni e ce ne sono tante. E l'amministrazione, i soldi dei cittadini sono andati tutti in quella direzione. Oggi dobbiamo interrompere quei contratti, perché quei contratti sono contratti che stanno mettendo completamente in crisi un sistema, perché nessuno ha pensato veramente sull'economicità, sul vantaggio di queste somme. Queste somme sono, ce ne avremmo costruiti non so quanti di edifici con questi soldi che abbiamo speso negli ultimi 10 anni. Ecco, quindi su questo, ripeto, l'impegno deve essere massimo, e quindi anche per quanto riguarda l'affermazione di Samantha. Noi rispettiamo quelle che sono le norme. Le norme dicono chiaramente che ci sono dei soggetti che hanno titolo e hanno diritto ad avere una casa, e questi soggetti non dobbiamo discriminarli in nessun modo. Possono essere delle persone che hanno delle fragilità di tutti i generi, sono contemplate all'interno di una graduatoria. Ma ci sono anche soggetti che si sono integrati e lavorano costantemente e si impegnano all'interno della nostra città. È chiaro che l'impegno va su tutti i cittadini, non può essere scelta soltanto una categoria. Ecco, questo è quello che noi stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di dare una risposta a tutti e non soltanto ad alcuni, partendo però, ripeto, da quelle situazioni più fragili. Per esempio, la nuova delibera che stiamo portando in approvazione proprio sulle politiche abitative fa una cosa nuova. Crea un'altra categoria, si chiamano le nuove povertà. Nessuno ci pensa, però, per esempio, i padri separati oggi che devono pagare alimenti, assegni, assegni alle loro famiglie, ecco, loro non riescono a permettersi un appartamento, un alloggio. Molte persone vivono in macchina, ci sono delle situazioni di baraccati, ecco. Su questo dobbiamo dare delle risposte, le nuove povertà, ecco. Quindi su quello parlavamo, per esempio, di situazioni di donne che sono state magari oggetto di violenza e che vanno via, cioè si sottraggono a questo tipo di ricatto e hanno bisogno di avere un'assistenza, ma non l'assistenza quella, diciamo, che si costruisce attraverso i meccanismi sociali. Hanno bisogno di un alloggio, magari, non di, nulla di più, ecco. E su questo, di un'abitazione, su questo. Abbiamo individuato proprio in questa delibera queste fattispecie. E poi c'è un programma, quello che nessuno ha mai detto, un programma proprio per costruire nuovi immobili, realizzarne altri magari attraverso dei frazionamenti, oppure iniziare a ragionare su una riqualificazione di aree che sono degradate, perché meglio magari cominciare a ragionare su aree che oggi sono sparse ormai sparse ovunque e che sono profondamente degradate. Bisogna risvegliare quel senso civico. Io penso che le grandi associazioni, io per esempio ne ho conosciuta una che si chiama Retake, che lavora proprio su questo tema. Io li ringrazio perché ho partecipato con loro in un'iniziativa di riqualificazione, e vi assicuro che in quel gruppo di persone con cui abbiamo pulito questa piazza c'erano molti stranieri. Ecco, quindi evitiamo di fare anche, diciamo, un pochettino un gioco di parti. È chiaro. Il problema riguarda tutti e bisogna considerare sempre le esigenze, ma anche quelle ovviamente di tutti i cittadini romani. E parlavo del caso di nuove povertà perché penso che molti di voi possano capire di che cosa si tratta. Ecco, un altro tema che mi viene affrontato, mi viene chiesto da Raffaele, da Raffaella, dice: buongiorno assessore, volevo sapere quale cosa in merito al debito e comunque qualche cosa in merito al debito del Comune di Roma, quali sono le azioni,
cosa si vuole fare, è stato diminuito, eccetera. Allora, e fa anche un complimento e quindi ringrazio Raffaella per questo. Allora, su questo, sul debito del Comune di Roma, noi stiamo lavorando incessantemente per non crearne di nuovo, prima cosa. Seconda cosa, stiamo gestendo il debito che hanno lasciato a noi, parlo dei famosi debiti fuori bilancio. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto qualche amministratore ha detto: vabbè, i soldi a bilancio non ci sono, ma questa cosa serve, è necessaria, è urgente e quindi comunque si faceva. Probabilmente in questo modo si superavano tante cose, cioè i famosi affidamenti diretti, eccetera. Ecco, direi che questo è un tema che abbiamo affrontato e sul quale stiamo lavorando. Abbiamo dimostrato con quasi 100 milioni di euro l'altro anno un riconoscimento e quindi ossigeno alle imprese che hanno lavorato, però allo stesso momento, ripeto, una buona programmazione evita proprio questo fenomeno. Ecco, direi che le altre domande sono un po' tutte sulla stessa linea, quindi alcune non mi riguardano perché hanno come competenza gli altri assessori, quindi vi invito sinceramente a partecipare a questi incontri anche sul web chiedendo le stesse cose ai miei colleghi assessori in modo tale che potranno dare informazioni più dettagliate. Passerei, se siete d'accordo e se ci sono i tempi, proprio a una condivisione immediata e indiretta. Ok, vediamo un attimo se riusciamo a vedere il video. Ecco, perfetto. Ci sono, ecco, se avete domande le possiamo raccogliere subito in diretta. Non ci sono, quindi. Ecco, io non vedo. Ah, ok, scusate, qui mi dicono che devo guardare i commenti. Allora, comincio dalla fine. Sergio Marchi, Sergio ti conosciamo. Ok, qui c'è una richiesta sulla Tiburtina, ovviamente è una richiesta che farò all'assessore e vi daremo una risposta nel più breve tempo possibile. Daniela Paladino, come immaginavo, rispondo solo a chi fa i complimenti, con chi ha veramente i problemi. Vediamo un po' un attimo perché qui chiaramente scorrono. Non penso che sia così possibile mettere dei rubinetti a tutti i nasoni. A quel caso si parla di mettere rubinetti ai nasoni. Ok, penso che su questo ci sia poco da dire. Bisognerebbe parlare anche con gli altri cittadini limitrofi a Roma che si trovano a dover contribuire, diciamo, all'erogazione idrica della città, ecco, della capitale. E Andrea, una risposta su IMO del Vaticano. Ecco, questo è un tema, sapete meglio di me, molto, molto delicato, però vi assicuro che ci si sta lavorando. Acque Terme sempre presente, ma Acquitermes sempre presente, ma ad Acilia vi siete dimenticati che esiste? No, non è vero, ad Acilia anzi abbiamo destinato molte risorse nell'ultima variazione di bilancio, abbiamo pensato proprio a recuperare quelle somme che erano state sempre, comunque anche in passato, stanziate ma mai spese e finalmente adesso con dei progetti esecutivi stiamo andando avanti. Ripeto, il decimo municipio in questo momento è un municipio in gestione prefettizia, quindi c'è un commissario, c'è un prefetto che sta cercando di riportare la legalità all'interno di quel territorio. Immagino che sia più complicato portare avanti tante politiche in quel contesto. Ecco, quindi ripeto, purtroppo lì bisogna lavorare ma con gli strumenti che si hanno a disposizione. E noi non siamo direttamente diciamo, chiamati in causa, ecco, noi dotiamo, ecco, ricordo che il municipio ha avuto anche molte risorse per le strade, per esempio l'altro anno, che poi non sono state spese, quindi sono state restituite al municipio. Io prontamente su quest'anno le ho rimesse a bilancio, ecco. Su questo si sta lavorando. Vediamo un po'. Maria Gio dice: io sono con voi e giornalmente cerco di difendere e di sostenere il vostro lavoro che state facendo sotto il silenzio di anni e anni di ruberie che ci sono state. Dice: assumete i giovani chiaramente nel momento in cui non si vedono i vigili, no? Fuori i vigili.
Allora, io ripeto, anche sul corpo dei vigili probabilmente molto può essere detto, io non conosco il tema, però ritengo che ce ne sono molti invece di grande spessore, di grande qualità, su quelli bisogna investire e poi chiaramente c'è anche un bando che stiamo facendo scorrere proprio sui vigili urbani e su quello assumeremo nuove forze, giovani che daranno sicuramente uno slancio anche al corpo. Se l'M5S è la causa della rovina dell'Italia vuol dire che c'è gente che preferisce avere i mafiosi e i pregiudicati al governo. Questa è una parola un po' forte, però diciamo così, che noi cerchiamo di rispettare le regole, di fare le cose come andrebbero fatte. Sappiamo che questo è politicamente sconveniente, no? Perché è molto meglio, no, subito dare risposte anche senza guardare alle esigenze che ci sono. Ecco, ripeto, noi ci proviamo e ci stiamo mettendo il nostro impegno. Maurizio Carminini stanno a fare più loro che non i tuoi cari politichetti in 30 anni che hanno solo magnato 15 miliardi. Allora, Vale Di Marco, allora io ti ringrazio, ovviamente stiamo facendo tanto, questo è vero. Un esempio tra tutti, oggi mi sono dovuto occupare delle riserve che hanno eccepito le società che stanno facendo la linea C di Roma. Sono anni che noi l'aspettiamo, a un costo di oltre 3 miliardi di euro si è decuplicato il costo, delle cose incredibili. Oggi stiamo gestendo contenziosi perché ci vengono richieste riserve di centinaia di milioni di euro. Ecco. Quindi vi ringrazio profondamente per avermi seguito, per avermi ascoltato, spero che queste occasioni saranno sempre più frequenti. Scrivete, continuate a scrivere, se non vi rispondo non è per scortesia, ma diciamo adesso faccio soltanto un appello, ecco. Qui sul telefono ho 238 messaggi email che diciamo è difficile gestire questa città, potete immaginare che i problemi sono tanti, anche le richieste di aiuto sono tante. Cercheremo attraverso i nostri miseri strumenti, quel poco che abbiamo, un telefonino, un computer, di darvi delle risposte, però non perdete la fiducia, ecco, noi veramente ce la stiamo mettendo tutta. Grazie.